Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante. Esta es mi niña caminando con sabera. Esta es mi niña en la cima de la arena. Y si te digo que esta noche soy tu amante, comunque mi chiedevo l'attimo mentre stavo in macchina. Ma questo qui è? Tu mi stai restando un po' più tu. Aveva fatto lei? Non te lo ricordo lei, guarda. Vabbè, girami. Girami. Cara, mi puoi mettere il job? Non ti faccio, non ti faccio, non ti faccio. 10-14. Salve, devi fare qualcosa? Chiedevo per un manganello. Manganello. Sì, perché non c'era nessuna armeria. Ma già hai chiesto a qualcuno? Sì, no, qua no, ho chiesto ovunque in città. A parte l'FBI. Minchia. Infatti non voglio andare là per un manganello, sincero. Che altro che ho la mazza, ma ma non non ce l'ho, sappiamo la se posso dargli, all'armeria non lo vendono? No. E qui c'è una guardia che vorrebbe un manganello, una guardia della security. Nell'ospedale. L'ospedale. Di caso che metto la mazza non è più. Non Bra, possiamo più adesso usarla. sta a 10-19, non ti posso aiutare, mi spiace. Tranquillo, vabbè, al massimo chiedo io in radio. Sì. Vedi lo sceriffato fa. C'è un vostro collega qua a terra. Che radio era Dove, dove, dove? sceriffato? Qui, l'ho trovato in fondo alla strada e l'ho portato qui. Collega! No, collega! No! Tale lontani! Non so dove Collega, l'avevo non mi portato. abbandonare! Collega! Oddio, non respira più! Qua ci vuole 4 PCC di antibiotici! No! Ah, si è ripreso! Collega, sei tornato al mondo dei morti? Vieni che c'è un Aiuto, Cristina. 10-19, collega, andiamo! Oddio. Già, grazie Ora. per l'aiuto, grazie per l'aiuto. Grazie per l'aiuto, grazie per l'aiuto. Ah, mamma mia. C'è Porca, un che 10-19, cazzo c'è un sta. 10-19. Via, 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 corri. Di qua. Prende questo qua e va piano 2. Allora, che cosa vuoi? Io nella 3-0 ero comandante. Mi comandate nella 1. Eccoci al 10-19. Chi l'ha chiamato il 10-19, Io. Io l'ho chiamato. Con i capelli gialli. Ragazzi, i giubbotti non si mettono in riga. I giubbotti non si mettono in riga. Non si Non si mettono? mettono in Collega, con i capelli collega. gialli posso chiederle una cosa? Diga. Ah, il vestito per l'agente? Ma cazzo ci fa l'accademista Sì. sinistra? Accademista Non lo sinistra, può che cazzo passare, fa a per favore. sinistra? Vai a destra con gli Accademista, altri deve andare accademisti. dall'altra parte, dagli altri Deve andare a accademisti. destra. Vieni Sorry, qui. sorry, 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 Accademista dallo destro. Sorry, sorry, Faccio sorry, sorry. l'ultimo. Accademista. Ok, vai. Faccio l'ultimo. Metta pubblico. Sì, l'ultimo devi fare. Svuota, aiutatemi. Ragazzi, c'è un panico. E convergi la svuota, voi restate lì. Collega,
Ragazzi, no, no, no. Ah, è la gente, sì, mi serve anche a me. Sì, dopo vediamo. Aspetti un attimo. Mi serve anche a me. Ho capito, un attimo. No, panic fake. Però a me, ragazzi, sono i capelli rosa, non mi mai job. E caro, purtroppo io non ho le disponibilità di metterti il job. Poi quando ci sarà un altro tornado, ah, o non puoi farlo? Brino e Carlo Santos, siamo adesso dai ragazzi, siamo un attimo in casa, sì. Quindi arriviamo dopo. E chi me lo può mettere se no? C'è uno può mettere il ruolo esplicativo. Mi sa di 5. Te un buco? 10-2? Siamo tutti? 26 di servizio? Cioè... Merda! No! Mazza! Oh, hanno alzato gli stipendi! Prima prendevo 3.000, adesso prendo 4.500. Ma chi prende 4.500? Cazzo, è successo! Cari, adesso... Chi è il rotto che moriva? Si è chiamata io e Lucifer. Con il ruolo di sì, dopo glieli mettiamo, ora facciamo la ricerca. Perché devo segnare l'arresto dopo aver fatto. Sì, ok. Finisci l'arresto, 2 minuti di tempo ti do. Può metterlo senza? Raga, se magari si leva da davanti e si mette in riga, ci fa un piacere magari. Allora, voglio tutti, Lucifer, volevo dire che Adam 6 è una possibile 10.99, finiamo l'azione e arriviamo. C'è qualcuno che può dare il job? Oddio. Beh, vai. C'è qualcuno che può dare il job? La gente ma su, mani in alto. Ah, io... Che cazzo fai? Abbassa la mano, sei... Non sei agente, dai, abbassa. Ok, quindi voi tutti siete agenti, a parte tu, ok. Tu vai sopra il desk? Ok. Anche te? Io? Vado. Sì. Ok, prenditi un accademista e vieni Adam. Vai in Adam. Comunque, tanto nel canale... Lei? Che ci fa qua? Collega, vada sotto che c'è il 10-19. Che palle. Collega, ma lei è la prima volta che è al desk, io sì. Sì. Salve, dica. Colloquio per cosa? Per l'LSPD. C'è qualcuno che può fare i colloqui in centrale? Ragazzi, per adesso c'è il 10-19. Ci hanno partato sopra, ci hanno fatto venire sopra. Andate a tutti i giga per adesso. L'abbiamo fatto 10-19. Ci hanno mandato qua sopra. Adam, due richiede di convergere all'ultima. Ma lei può fare i colloqui? Niente. Niente. La porta. Adam, oh, un attimo. Allora, lei si segue un attimo. Mo arriva quello che fa i colloqui. Lei che vuole? Oh, lei. Allora, innanzitutto deve stare molto calmino. Grazie. Sta calmino? Sì, perché? Deve stare molto calmino. Le cose si chiedono con calma. Infatti ha detto... Ok, va bene, arrivederla. Lei perché c'ha una pistola? Se la leva per cortesia, così non no, partiamo no, bene. È un giocato. Ho capito, però se la leva anche se è in estetica. Questa è una centrale di polizia, non è il circo. Ok, come si leva? Purtroppo per ora non c'è nessuno che possa farlo. Che cosa deve fare? Il colloquio. Prendere la macchina. Colloquio adesso al momento non c'è. Chi che altro deve fare? Qualcos'altro? Una domanda. Dica. Ma io dove trovo tutte le regolamenti? Nelle specifiche tecniche. Dove ha fatto il bando? C'è tipo una pagina con scritto annunci LSPD e troverà tutte le specifiche tecniche dei vari corpi. Ok. Ma io ho capito, però io vedo solo c'è il codice radio. Ci stanno tipo dei PDF pure. E vede se riesce a toglierlo, sì. Sennò magari si però non deve fare nulla. Ultimo 10:40. Cosa devo fare?
Non lo so, signore, prova a smanettare un po' nel muscoletto ictilon per vedere. Aspetti un attimo, comunque, che forse viene qualcuno a farle il colloquio. Ok. Però siamo in 10-19. Vabbè, intanto entri, comunque dovrebbe venire uno. Collega, io sto andando un attimino sotto, arrivo. Perché? Mi devono dare il coso per dare... Ok, ok, vai, ci penso io. Okay. Allora, chi deve fare il colloquio si segga qua? Sedetevi qui. Primo, sono primo. Signore, si segga. Lo fa? Sposto io di peso. E Adam 3 può convergere l'ultimo panic button? Check, Swat. Check, 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 ok. Panic fake comunque. Panic vero, panic vero. Quello, scusa. Serve 11 60 panic? Ma no, ma tu sei quello. No, avevi le tercine più lunghe. No. Lei dica tutto. No, io sono un collega. Un collega? Certo. Scusi, ma le sembra il caso di fare questi gesti in una centrale di polizia? Scusi, ho dei tic. Capito? Me l'ha mostrato lei. Allora, per favore. Sedetevi lì su quelle panchine, su quelle sedie, e verrà uno addetto ai colloqui. Ha capito? Poi io vengo domani, dai. Vabbè, venga domani. Allora, arrivederci. Arrivederci. Arrivederci, collega. Arrivederci. Signori, mi serve uno addetto ai colloqui al desk. Romeo, sta venendo. Sto venendo per il colloquio. 10-4. Non ce la fa a levarsi questa pistola, eh? Se le dicessi che potrebbe dipendere da dall'esito del colloquio. Vabbè, e niente. Furto in casa. Lui, furto questo signore. Furto veicolo in corso. Che deve fare? Il colloquio. Se... Lui? Sì. Che... Venga. Signore, ce la fa? Sì, ce la fa. Vati. Il colloquio? Che serve? Già andato... Che serve a lei? Già andato a farlo il colloquio. Ma che le serve? Niente, ho fatto il colloquio. Che serve? Fatti due. Collega, io chiudo, lei apre, si decide però. Ma mi siedo, bello comodo. Fatto uno, però. Cavalice, potrei farle un documento per capire come si fanno? Cosa? Ok, si fanno qua? Quello che possiamo? Non ancora per te. Ce n'è uno mi sa right. Però non lo so, sono tanti. Dimmi una cosa, ma sei rotto, vero? Ma dimmi una cosa, ma perché hanno licenziato a Sony? Ho visto un licenziamento di gente. C'è il licenziamento, forse l'hanno cancellato. Un altro? C'è uno right qua.
Che dici, mentre chi? Salve, come va, collega? Niente, sono... sono un attimo al computer, di che? Non ci vedevo da un po' io lei. Ah? Eh sì, è passato un bel po' di tempo. Come va, collega? Sei diventato? Agente? Bravo. Agente pura abilità dei colloqui senza video. Ammazza. Un bel salto di quality. Ammazza proprio, complimenti. Comunque parlandoci da quando hai messo quelle storie su Instagram, adesso tutti mi dicono, oh ma io te ti conosco, t'ho già visto, detto, sì che mi hai già visto. Che c'entra fa? T'hanno scambiato, scusa, ma t'hanno scambiato per me? No, però in cui molte di quelle clip c'ero pure io. Ah. Perché erano ancora quei tempi che andavamo sempre io e te. Ah, in capito. Capito. Ah, quindi dicono, ti ho fatto diventare famoso, frate, ti ho fatto promuovere. Vanno dato il Surri, mi chiamano tutti Surri. Surreal Power ti chiamano. Tutti Surri mi chiamano. Perfetto. C'è Crola. Appostissimo allora, sì. Vedo che hai fatto carriere. Beh, e quando ti sposi? Un agente esperto, così poi da lì comincia a sentire. Come stanno i tuoi figli? Non eri sposata? No, io ho sposato. No. Non avevi figli? Che sei sposato. Certo, ho 40 ex mogli. Porco, quanti anni hai? 40? Che vuol dire? Non mica una ogni anno. Cambiavi la moglie? No, no, ho 28 anni. Cambio più mogli che mutande, se per quello. Sì. Sì, però, caro, devo andare in assistenza perché mi devo fare... Romeo... Oh, ma che cazzo fa? La collega! Un attimo, ti sto segnando al desk. Okay, ah, ok. No, mi sono cagato. Ho detto che... Non posso, non ti trovo. Allora ci vediamo dopo. A me? Allora, finite di stampare per questa radio. Scusa. Ragazzi, c'è qualcuno che vuole venire. Raga, ma quanti siamo al desk? Siamo troppi, dai. Ma ci sono... la voglio appunto. Cioè, eravamo in due, mandate al desk, mo siamo in 50. Dai, voi due andate... Rola, fai un'altra... Punto di veicolo. Sì, sì, voi due andate in Adam. Vabbè. Academista e... la... è permesso, non riesco a muovere. Voglio solo i biondi qua con me. Grande Lucifer. Un Adam che... Ma una domanda, dalle navi i colloqui dovrebbero essere chiusi, giusto? Sì, infatti, da ora in poi i colloqui non li fanno, non si fanno più. Ok. Mandate a tutti via. Si fanno solo per due giorni e denuncia. 10-4, riesci a convergere? Sì, ragazzi, lo sto convergendo anche me. 10-4, siamo in America, 2, 10-4. Quindi se qualcuno lo cerca, se no... Oh, no! Perché sta facendo una cosa importante, ok? Ma che ce l'ha il signore? Allora, raga, mi rispondete, ok? Me l'ha lasciato tutto... Collega, siete pure tu, mi metti ansia così, eh? America è crashato. Io? Eh sì. Vabbè, non voglio mettere ansia, ma perché sto bene in piedi? Io tutto il giorno che sto qui nel desk, a parte un'ora oggi. Ah, un po', ti hanno messo... non sei più operativo. Vabbè, oggi ci si fa una giornata non tanto operativa. Ho capito. La giornata di merda oggi. Lo so. Ma più che altro che c'è tutti, sono trovato con 8 PDA e tre colloqui, ero da solo. Non so che fine ha fatto il collega. Sì, allora, si fa tutto. Non è un problema. Collega, si prende un po' di vacanze, no? Colleghi, ma dove le metto le cose che sequestro? Vieni con me. C'è una stanza dove c'è l'armeria dove è dedicata a voi. Appena entri sulla destra. Sulla sinistra. Ma non te l'hanno spiegato quando ti hanno assunto oggi? Non stanno spiegando a nessuno. Io vorrei capire che fai con loro. Signore e signori, bentornati su Player Inside. Il 10-25 è quando Skyrim ad un paragone. Per chi non apprezza questo genere, oddio, il genere è il gioco di ruolo. Quindi poi tipo un po' troppo pezzi di giochi. Assolutamente sì, potete avere diverse abitazioni. Nel senso possiamo mettere tra i preferiti tutti i titoli di Bethesda. Quando fai un inserimento è? Cosa che mi piace. Allora, quando fai un inserimento è dai classico Bethesda, appunto, non dovete pensarlo. Quando fai tuttavia questo sistema quindi subito quando fermi un'auto non disturbanti, cioè ci sono giochi che
la missione, devo dire che le missioni dei compagni sono belle e lunghe e strutturate. Una volta risolta, si potrà coronare il sogno dell'amore o dell'amicizia. Coronare significa semplicemente che state insieme. Poi possono succedere anche cose carine, a me sono successe, però non voglio spoilerarvele, perché è bello scoprirle. Ti allancio, sì, devo dire... Però ci sono, attenzione. In generale, l'esperienza è molto pulita per gli standard di Bethesda. La regia. Soffre molto nella regia, perché ovviamente tutti i dialoghi sono così pam. Ho già, sì. Ho già fatto. All right, let's start with the big one, Starfield. No, solamente se due cose che ho già fatto due o tre rapine con tentazione. Ok, se hai bisogno di aiuto, qua ci sono io. Mi chiamo lui. Purtroppo, ok, purtroppo comunque con la scusa di una cosa fuori mura, quello che è scappato prima che facessimo tutto e... Hai preso un ricardo. No. Vabbè, mi allontano due minuti, ragazzi, sto arrivando. Sì, però la pinta con la rapina non va. Allora, i colloqui sono chiusi, dalle 15 alle 20. Sì, va bene. In che senso sono chiusi? È vero, perché sono le 21. I colloqui si fanno dalle 15 alle 21. Ma visto che sono già i due colleghi qua, io non posso fare niente, che faccio? Vengo qua. Signore, dica. Signore? Un secondo, caro, sono in coda, arrivo subito. Centrale? Un attimo. Perché ho permesso, caro. Sta un attimo in colla. Me potrebbe mostrare? Aspetta, sta un attimo in colla. Aspetta. Sì, okay. Collega, allora, prima di tutto ci sono prima io. 81. Quindi non ci mischiamo, perché sennò non si capisce nulla. Ci penso io al signore. Abbassa le corde, poi. Le corde al minimo. Ok. Sta addosso, che cazzo. Venga poliziotto, venga. No, venghi lei, venghi qui dentro, prego. Sono in call, arrivo subito. Sì, e finisca, okay. Finisca, che cavolo, pensavo fosse... Vabbè, rimanga qua dentro. Sì, la prendo, la porto qua, aspetti che così parliamo in separata sede. Non si vada girando troppo, però. Grazie caro, sono arrivato subito. Allora, siamo, mi pare, 3 o 4 al desk, io sono accademista, quindi posso fare veramente commenti, che faccio? Prenditi una recluta baragente e vai in ala. Sì, sono io, sergente capo, sono qua davanti a destra, fanno uscire che sono pronto per andare alla rapina. 10-4, accademista, vai davanti al desk. Arrivo. Che vai in ala. Ah, ok, davanti al desk arrivo. Ah, sì. Che 10-40 facciamo? Il penultimo. Ma la SWAT è radio oppure un'altra radio? 10-2. La SWAT è radio e un'altra radio. No, in questo. Per l'accademista, sono quello nel Raptor, per la informazione. Quello nel Raptor? 10-4, dove sali che andiamo al penultimo di fanno. Convergiamo al penultimo di fanno. Ok, scusami, polizia. Dica. Scusami. Allora, dovrei rifare il porto d'armi perché ho cambiato nome. Ok, venga qui. E ho fatto una, come si dice, come si chiama? Ricostruzione facciale, una chirurgia plastica. Che cazzo ci fa qua una tarina di benzina? Aspetta, venga più una... qua.
Mi facci capire una cosa. Allora, lei ha cambiato sì. nome, no? Quindi ha cambiato pure sì. volto. Anche volto, ha sì. fatto pure un intervento. E quindi devo fare, rifare sì. Porto d'Armine a capo. Eh sì, perché caro... Cioè, ce l'hai i documenti? Ho appena rifatto la patente. Allora, facciamo una cosa. Mettimi il dito sul tablet. Caro. Sì? Sì. Mettimi il dito sul tablet. Ragazzi, okay. 10:60. Sì. Ok, Andrea Smith. Esatto. Vabbè, mi mostri... Sì, mostrami... Il certificato dell'ospedale, per cortesia. Sì. Però quello ce l'ho ancora il nome vecchio. Che vuol dire? In che senso? Perché ho cambiato nome, però non ho fatto il certificato nuovo. Cioè, aspetta che glielo mostro, allora. Certificato porto d'armi. Il nostro documento, eccoti. Ecco. Allora, il nome questo è un altro, Luca, valido fino al 31. Ma lei fa quando l'ha fatto questo certificato? Demo certificato ma... l'ho fatto qualche giorno fa, non mi ricordo. C'è scritto la data di scadenza comunque. Però il problema è che questo certificato potrebbe essere di qualunque. A me chi me lo dice che lei prima si chiamava con questo nome? Caro, allora io se vuole dovrei avere ancora i documenti vecchi. Ma ciò comunque lei vorrebbe... O se no, possiamo andare anche in assistenza e ve lo dico lui. Lei vorrebbe sempre averli rubati, anche se ha i documenti che lei dice che sono i suoi, quelli di prima. No, caro, guardi, vediamo, se aspetti, posso, aspetti, se vuole... vediamo una cosa. Ci sarà un modo comunque, per... aspetti. Fammi allora, vedere come era... posso fare. Ma l'altra volta... Perché mi era successa sempre la stessa cosa, però non avevo cambiato volto. Ero venuto qua e non so se figurava che come mi chiamavo prima. Io mi chiamo prima mi chiamavo Demon Mala, nato 3 settembre 1996. Se adesso lei guarda, sono Andrea Smith, nato 3 settembre 1996. Se lei dice io vado a vedere mo sul tablet. Allora, questo certificato è valido fino al 31/9. Aspetti un attimo. Termina fino al 31 del mese prossimo. Cioè di questo mese, scusa. Esatto, 31 ho fatto. Ho fatto anche il porto d'armi il 31. Aspetta, quello vecchio mi scadeva il 30. Le dico tutto, cazzo. Cioè che non sto scherzando. Allora, aspetta un attimo. Anzi, no, perché... se lei guarda la foto, non cambia tanto la mia faccia, guardi. Aspetti un secondo. Se lei guarda quello vecchio. Sì, però aspetti un secondino. Aspetti un secondino e risolviamo la cosa. Se lei continua a parlare, non riesco a capire niente perché non riesco a parlare. Che... Allora, come si chiamava prima? Demon Mala. Demon Mala, esatto. Infatti questo Demon Mala non si trova più, a meno che non l'ho scritto male. L'ho scritto male, dice, oppure... Ma in teoria non dovrebbe più esistere perché... Non sì, diciamo più. Che dal tablet non mi dà più niente, perché non esiste più. Perché non quindi esiste al suo posto più. C'è questo Andrea Smith. Esatto. Faccio vedere un po', allora, vediamo un po'... Si leva la maschera. Certo. Vabbè, più o meno non è che... Sì, non è che cambierà cioè, molto. C'è la somiglianza, quindi... Ho cambiato il mento, prima diciamo sembrava un po' un culetto. Allora, un attimino. Chi viene vedere? Vabbè, la data di nascita è sempre la stessa, quella, quindi... sì. Motivo? Perché cosa di richiede? Cosa? Porto d'armi, per legittima difesa, credo. Ok. Ma sa che dura... nuovo, o aspetti, me lo sta rifacendo nuovo o certo mi fa la... facendo tipo smarrimento? No, io le sto rifacendo quello nuovo. Ma costa di più, no, è gratis, perché costa di più? Ah, gratis, ok, mi dico. Perché, scusi, chi l'ha fatto pagare? A me mi ha fatto pagare 10k l'altra ma volta. Ma quanto? Perché l'ha smarrito. Sì. Perché l'ha smarrito, però il nuovo non costa. Solo se lo smarrisce devi pagare. Ah, ok. Allora, un attimo, non mi faccio sbagliare. Che... Scusi. Allora. 03-09-1996. Un attimino gli devo fare anche una fotina, non si muova. Certo. Abbassa le mani anche che meglio, ok.
Allora. Andrea Smith 0309 1996 veniva pulito, motivo di questo personale rilascio, data scadenza, scade il 5 ottobre. Ok, inviamo al dipartimento. Ok, mi è arrivata la risposta, mi hanno dato l'ok. Si metta contro il muro per cortesia. Okay. Verso di me per cortesia. Ok, perfetto. Faccio un bel sorriso. Eh no, mi devi guardare a me. Cheese. E non mi guardo. Ah, scusi. È arrivato? Cheese. Yes, caro. Controlli tutto, va bene. Vediamo. Perfetto. Oh, uno che mi fa una foto, okay. Che si vede. Perfetto. Grazie mille. Arrivederla, la deve rinnovare fra un mese, mi raccomando. Scade sì, fra un certo, mese. Certo. Arrivederla. Ciao, caro, grazie. Dica, che deve fare? Colloquio? Ciao caro, devo fare un documento. Che documento? Un documento... Documento identità? Sì, però già io lo tengo. Che vuol dire? È perché mi hanno cambiato data. Vieni un attimo qua. Vieni un attimo qua. Documento d'identità, no? Ho tanti tipi come sì. Allora, mettiti contro sto muro. Guardami. Quest'altro documento che ho? E poi lo butti, lo strappi. Non lo buttare qua in centrale però, perché sennò mi incazzo. Ok. Poi devo fare... È arrivato? Il porto d'armo. Colleghi, ma scappa dal desk e metti gli occhi d'armo e messo maschera. Mi posso sparare dalle ruote? Cosa? Che sta succedendo al desk? In bocca devi sparare, non alle ruote. Ma che... Ma non posso sparare per primo, posso sparare... Mi facci capire... Ora devo fare... Devo fare il porto d'armi. Ti mostro la certificazione? Sì. Ok, arrivo. Lo mostro? Sì. Ok. Aspetta un attimo. C'è qualcuno per il job? Questi nella macchina verde sono mostrata. Allora, Roberto Ciaravolo 4/10/2023. Mi metto un ditino sul tablet. Certo. Roberto Ciaravolo. Ciaravolo. In fretta. Ciaravolo. Ciao, sì, bravo, esatto. Richiesta a processo e evasione fiscale. Monta, ho bisogno di un superiore. Ma è lei? Non ho capito. No, è vedi, è... In pratica è un altro personaggio. Ma non c'è scritto qua, non c'è scritto data di nascita, ma non è lei comunque, non... Le foto non compaiono. E va. Sì, è con un giubbino della moglie. Sì, un attimo. Non è, sono gli è un omonimo, è un omonimo. È un omonimo, bravo, esatto. 2-4 si è cambiata vita nuova. Capito. Al un secondino, mi dia che devo compilare un modulo. Vada. E poi devo fare anche il colloquio. Ok, un secondo, poi glielo fa il collega, il colloquio. Vada. Mi dia un attimo, non mi distraggo. Già ci stanno i colleghi che mi stanno distraendo in radio, che urlano, non si capisce un cazzo. Vada. Ho già rotto i coglioni. Scusi, cosa però, questi urlano, non sanno fare il loro lavoro. Quindi... Allora. 02. Oh, scusi. E niente. Ok, motivo difesa personale, date il rush, ok. Leghiamo la foto, la fotina. Guarda qui come sono bellino, sono io. Si metta lungo sto muro invece di farsi... Di fare l'arrogante. 21 anni me li porto proprio belli, mamma mia. Bravo. Un attimo, faccia cheese. Cheese. Perfetto. Okay. Vedo un po'.
E adesso si vado. Ok, vado dal collega, ci penso a lui. Oh, vuoi muoviti? Ma chi lo posso fare il culo? Quel signore là. Devi aspettare che finisce con noi. Ok, finisco, aspetta. Aia! Oh, mamma mia. Io mi sono male al contesto allora. No, Fede. Abbiamo oh, Udo per lei che tutto bene? No. Mica dica. No, sto mezzo ubriaco. Dica. C'è. Dica. Niente. No, c'è. Mi senti? Non mi serve niente, ero passato per un amico. Ma si vede che l'abbiamo già arrestato. GG. No, non era quello. Quelli soliti ne abbiamo, Quelli soliti ne abbiamo. Eppure il torrano è maglia. Va bene, collega? Sì, tutto a posto. Trevi Scott? Porto d'armi? Sì. Ok. Ti faccio il cassettino. Acqua non ho più, cazzo. Perfetto, fatto. Ok, grazie mille. È finito adesso. Finito. Chi è che deve avere il job? Io un colloquio. Chi è che deve avere il job? Collega, aspetta che ci sta quello con che deve fare il colloquio, Questo... No, i colloqui sono chiusi, Ok. Allora perché non l'abbiamo cacciato, scusa? Guarda, allora i colloqui sono dalle... Che era? Dalle 9... 15 alle 21. Dalle 15 alle 21, devi tornare domani. Sì, però mi pare che io ero venuto proprio prima, alle 9. Il problema è che adesso... Aspetta, vediamo un attimo. Aspetta, parlo. Senti, collega un attimo. Il ragazzo però era venuto effettivamente prima delle 21 e sta aspettando qua da un botto di signore, tempo. Signore, io ero venuto. Purtroppo ci sono solo io che devo fare queste cose, quindi non lo posso fare. Ho aspettato molto tempo. Cioè in realtà il colloquio io lo potrei fare lui. Tu no, io lo puoi fare, scusa. No, io lo posso fare, ragazzi. No, quell'altro. Lui comunque abilitato a fare quello, lui lo vorrebbe fare comunque. Però non so, devi chiedere l'autorizzazione a lui. Ora vediamo. Non lo può fare. Caro. Dimmi. Lei non me lo può fare. Io glielo posso fare, però ho superato le 21. Se parlavo con il mio collega lì. No, aspetta, caro. Collega, fai una cosa, chiedi l'autorizzazione se lo puoi fare, io mi occupo di questo. Ti può fare il porto d'armi? Sì, io lo faccio io, venga. Io caro, sto da prima delle 21. Grazie, caro. Io sto prima delle 21. Buonasera, lei è il signor. Peppi Shadows. Eh? Le mostro il documento? Sì, ma forse è meglio che mi fa vedere il documento perché non ho capito come si chiama. Va bene. Peppi Sharratz, chi è il genio che gli ha fatto la foto con la maschera? Che ne so. Qualche collega? Qualche collega simpaticone, penso. Esattamente. Perfetto. Mette un bel ditino sul tablet. Peppi Sharratz. Ma lei ha un parente che suona? No. Un musicista? No. Ah, ok. Prima volta che fa il porto d'armi? No, ce l'avevo, ma siccome ho cambiato nome di recente, mi serve di nuovo. Ok. Allora, un secondino. Mi mostra il documento? Quale? Il certificato, sì. Sì. 6898, vero? 5 certezze, è stato un funzionario del mio...
Mamma, non si va più in armeria a fare l'unità di tiro? No, quello si fa in ospedale e poi qua. Boh, io mi ricordo prima si facevano 50 cose. Vabbè. Si leva gli occhiali per cortesia? Sì, subito. Aspetta che si è girato. Che vuol dire mi si è girato? Ci sono. Secondino. Un attimo, che devo compilare dei moduli. Così, eh. Mi servono i suoi dati. Ma hai sentito il nome Peppi? Un nome... Eh sì, particolare. Bisex? No, 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 maschile, maschile. Beppi, casomai. No, Peppi. Oh, Peppi. Fine della politica, motivo di difesa personale, data di rilascio 5-9-2023. Data scadenza il 5-10-2023. Cazzo, e porca puttana. Sbagliato. Sbagliato, problemino, problemino. Un problemino. Dopo ciao collega. Salve collega. Che sta facendo? Porto d'armi. Come? Allora, un secondino che le faccio una bella fotina. Si mette sempre così, ok. Aspetti un attimo. Aspetti un attimo. Faccio un bel cheese. Cheese. Arrivato? Sì, perfetto, vediamo. Perfettissimo. Posso? Grazie mille, caro. Grazie mille. Grazie a lei. Ricorda ciao, che se lo perde poi costerà, eh. Va rifarlo, bene. Vabbè. Ciao caro. Arrivederla. Vuole andare a fare una pattuglia? Mi aprite? Veramente siamo qua al desk. Non so se possiamo andare, ma dobbiamo vedere. Vediamo un po'. Aspetta che ci sono due colleghi. Che cazzo è successo a questo medico? Dottore, come va? Dove? L'hanno chiamata? Cos'è? Ha detto? Si sente bene? Aspetti, Dottore? Mi dica lei. C'è qualche problema? Andiamo. Che vuol dire? Dottore, perché sta qua? Ma mi avete fatto una chiamata? Ma chi? Non abbiamo chiamato nessuno. 55, ah, come no? C'è qualcuno che ha chiamato un'ambulanza? C'è un dottore qui. 10-5. Quello no. Nel garage morto, forse? No. Aspetta un attimo, aspetta un attimo. Come, c'è uno svenuto nel garage? Credo di sì, l'avevo visto uno. No. Bello questo acquario. Ripreso, ok, arriviamo. Dottore, venga, venga. Effettivamente c'è uno svenuto al garage. Non mi avevano avvisato i miei colleghi. Questo succede quando non mi avete i sali minerali. Venghi qui. Non bevete i sali minerali e lavorate troppo. Ecco. Il body Gatorade. Piano zero. Zero. Ma dov'è il morto? Colleghi? Ah, eccolo lì. No. Come sta? Ragazzi, dov'è questo qua svenuto? Io ho fatto venire il medico al parcheggio. Vabbè. E dov'è? Dov'è? Vabbè, niente, non c'è nessuno, dottore. Mi dispiace, ma... La riporto in ospedale, dottore. Venga con me. Vuoi l'ambulanza? Va bene, va bene. Ad
Adam 2 chiede un 1060 al civico 209. Collega, certo che è un po' una rottura stare qui, Lo so. Penso io che faccio un sacco di cose. Adam 4, 1055 è stato... Perché, cioè, poi alla fine stai qua, ma che cazzo... Boh. Dunque. Sempre Salvatore, Sergei. Sergei Ram. Ci seguono, ci seguono. Dove? 10-20. Supporto, siamo al... 3-90. Adam 4 può convergere all'ultimo 10-40. Colleghi, mi seguono ancora, stanno avanti. No, non ci seguono più. Poi tu pensa che se assaltano la centrale siamo i primi che moriamo praticamente. Praticamente. A meno che non l'assalto direttamente dal garage e non ci salviamo. Adam 9 converge al furto veicolo. Vai Adam 7, vai al 10-40. Un caffè grazie. E questo mica è il bar. Sta dall'altra parte il bar. Vedo che siete dietro al bancone, non si sa mai. Però vedo che c'è... No, ma scusi, ma qui sotto c'è un caffè in effetti, Mi scusi, Il collega della tua figura dov'è? E queste cose le ciambelle. Possibile 10.99? Dove stai, fra? Dove? Li stiamo inseguendo, siamo al 200. Adesso è possibile 10.99. Hanno sparato, arriviamo. Quanti SWAT ci sono? Io sono della SWAT, comunque arrivo. Io arrivo. Fate panico. Sì, però sto arrivando io con della SWAT panico. E una... Oh, picca con lei. Al multipiano, forse sparano. Qua c'è un collega sbagliato. Quindi richiedo supporto. Io sto convergendo al 381. È veloce anche. Hanno sparato. 1099. Manda il panic. Che civico sei? Manda il panic. Non possiamo mandare il panic. Che civico siete?
scusami, il 14. Verde acqua. Metti dal culo. Quel 14. Allora ragazzi, voglio sapere chi è che poi ha Sonic Real, perché io devo fare il richiamo. La mano della rossa è cazzo, coglione di merda. Voglio sapere poi chi è Sonic Real, perché Sonic Real deve andare a fare il richiamo. Panic Real 5-9, Panic Real 5-9, converge la svuota, converge la svuota. Sentiamo, 5-9, Panic Real. Allora, un 3, chiede di convergere al 5-9. Va prima la SWAT, va prima la SWAT. Va prima la SWAT, raga, al 5-9. Poi nel caso vi chiedo io aiuto. Solo la SWAT. Ok. Alan 3 è stato scritto. Chi che ha detto ok? Fatti due. Chi che ha detto ok? Non vedo, non lo like. Mi dai il nome attivo che ho fatto ok? Tanto mi conosco la voce. Ora faccio il 19 per non lo dici. Ho un altro 19. No, no, lo faccio se non mi dice che è... Il collega chi è che ha detto? No, non hai sparato a questi, non hai sparato a questi. Boh, non lo so, ancora no. Lasciate andare questi bianchi, lasciateli andare. Ma lasciateli andare. Questi sopra, no? Era di un'attrazione questi, lasciateli andare. Ma non c'è nessuno che coordina, Giacca? Beh, sì! Non lo so, io sono non lo so. Chiedete se è finita, restiamo qui. Devo andare qua a coordinare. No, ci devo per ora. No, perché c'è troppo casino, c'è il radio. C'è questo bambino che sta facendo la scimmia per merda, proprio da morire. Che sei? No, no, sta facendo la scimmia incassata, neanche da un'ora che sono qua e non lo sopporto più. Aspetta che mi devo riconnettere il radio che l'avevo mutata. No, no, raga, ha detto che stava in Adam 1, tipo. Vedi un po' se, se questo Fabio Rin... Chiamalo un attimo, di Fabio Rin. Chiamalo un attimo, chiama Fabio Rin un attimo. 10.66? È questo qua che ha detto 10 secondi. Questo qua si chiama le medie. Ma la voce da bambino, chi è che è? E che cazzo ne so? Voglio sapere che cazzo magica. Forse è Fabio Rin, chiamalo un attimo in radio. Aspetta, dici di Fabio Rin. Ecco Fabio Rin. Con due N. Ecco Fabio Rin. Rin. Ecco Fabio Rin. Rin, con due N, quelli. Rin? Rin. Cerco fa... Check Fabio Rinna. Check Fabio Rinna. Non risponde. Comunque l'ho assunto Mantova. Mantova? Aspetta, fammi vedere qui. Aspetta. Ah no, aspetta, aspetta. Converge all'ultimo 10.40? Ma sicuro lui è? No, aspetta. Domande, codice radio, bene? Non ha scritto valutazione 50, no, è rimandato. 50 è rimandato, chi è che l'ha? Appunto. No, Fabio Rin, io non vedo nessun modulo che è stato accettato. Io lo vedo accademista. Lo so, ma io non vedo un colloquio che ha passato. Fabio Rin. Aspetta, vado in Rinna. C'è solo un colloquio che è stato fatto da molti. Questo che sta parlando, che ha detto. È Liam James, Liam James, fra, si chiama accademista Liam James, sta in Adam 3. Vai, piglialo, piglialo. Liam James. Liam James. Puoi venire un attimo in centrale? Sì, ma comunque Fabio Rin non è stato mai assunto. Fra, io lo vedo in Adam 1 e poi in Adam 2 c'è un altro accademista. Io vedo due accademisti che stanno da soli. Aspetta, perché forse non avete capito che Fabio Rin, io non dico che non è stato assunto perché c'è il lavoro e c'è tutto, ma il colloquio non l'ha mai passato.
Fra, io vedo tre Adam solo accademisti che stanno da soli. Ma in alto a destra, no? Adam non esce tutto, esce solo un colloquio fatto da Marco. Ma io ti credo, Fra, io ti credo, Fra, non c'è bisogno che vada a cercare, perché già lo so come funziona un po'. Metti Warno pure a queste, Adam 1 e pure Adam 2, che stanno pure da soli. Lui è il James, frate. Li puoi fare richiami, scusami. Posso pure il licenziamento. Ho andato già qualcuno all'ultimo 10:40. Richiami pure Adam 2, Fra. Che devo fare? Chiami pure Adam 2. Io sono Liam James. Se n'è andato, quello in Adam 2 se n'è andato. Lo dico qua davanti ai miei colleghi che sono fatti pari dovete rispondere. Stai facendo troppo la scimmia in Adam. Mm-hmm. Ma poi da solo stavi? No, uno stavo facendo con troppo la scimmia. Secondo, stai disobbedendo agli ordini. Aspetti, muto un secondo la radio perché non sento. Mi dico. Poi stai disobbedendo agli ordini che sarei io, che sono un ufficiale. Cioè? Ed è in subordinazione. Cosa ho detto che non deve. Allora, quando c'è il panic real, non deve convergere nessun altro. Infatti, solo... io non sono andato. Ma stavi andando? No. Ho detto real, pensavo che non ci fosse SWAT perché stavano facendo 20 volte. Allora, la tua voce non la voglio più sentire, voglio solo sentire posso convergere e basta. Ok. Poi qua c'è un coordinatore. Dovete andare ai 10:99. Qua c'è un coordinatore. Devi seguire le voci del coordinatore. Qua, Jackal, te lo presento, lui è Jackal, è coordinatore. Piacere. Ora lui coordinerà e devi seguire tutti i suoi ordini. Sì. Mm-hmm. Non voglio più sentire fatto 1, fatto 2, fatto 3. No, io non l'ho detto quello. Vabbè, ma lo sto dicendo io. Perché già l'avevi detto prima, quindi ho evitato. Va bene, puoi andare. Grazie. Se non fai così, non si insegna, non si impara. No, non c'avevo voglia di continuare il bastardo. Questo Fabio Rina non si è capito, questi stanno in Adam da soli, Adam 1. Vabbè, ora appena viene Hernando che... Adam 7, vabbè, questo è gente esperto. Oh! Che cazzo sta succedendo? Oh, che cazzo sei? Siamo a governo, scusatelo. Sì, ma che cazzo? E che fa fare così? Lo so, ci siamo cagati sotto. Avete ragione. Scusateci. Allora. Governatore! Governatore Montecchi! Chi sono io? Come Montecchi? Io non lo so. Ah, Lucifer. Lucifer. Bravo. Piacere mio. Allora, devo chiedervi una cortesia. Questo uomo qua si deve licenziare. Sì. E deve ridarvi le dotazioni. Va bene. Va bene, potevamo farlo. Grazie. Anche senza che ci sparavate addosso. Però vabbè, adesso che ci avete chiesto così. Anche senza. Possiamo andare in un ufficio, in qualcosa per... Sì, venga con me. Salutatemi Montecchi, il miglior avvocato della città. Montecchi non c'è più. Come non c'è più? Fortunatamente. Perché? Montecchi. Ma era un bravo avvocato, ho conosciuto, no. mi ha sostenuto in varie cause. L'ha sostenuto in varie cause quanto? 3 secoli fa? Ma oddio, due mesi? Due mesi è troppo poco, Montecchi non c'è più da almeno 4. 4 mesi, minchia, sono stato via un bel po' di tempo. Mm-hmm. Vabbè. Ti sei tagliato i capelli? Chi? Vabbè, se si è tagliato i capelli, suppongo il signor Montecchi. Non lo so. Io non lo so se si è tagliato i capelli. So solo, io l'ultima volta che l'ho visto faceva il procuratore. Poi non lo so. Era un bravo uomo. Sì, quando lui faceva il procuratore, io ero avvocato. Ah, porca miseria. Va bene. Allora, buon lavoro. Grazie. Se lo vedete, me lo salutate. Non lo vedremo mai più, fortunatamente. Come? Ma perché questo asti? Non era un buon procuratore. Posso dire questo. Il motivo per cui non è più qua, suppongo. Ma credo di sì. Avrà fatto qualcosa di sbagliato, presuppongo. Mm-hmm. Se non è più procuratore, si vede che non era più all'altezza dei vari compiti. Esatto. Lei di cognome come fa? Io? Sì. Montecchi. Ok, arrivederci. Sono un omonimo. Arrivederci.
Arrivederci, sì. Arrivederci, arrivederci. Dica. Mi dovevano settare il job. In che senso? Ma hanno detto di tornare verso questo. Vieni qua, vieni qua, entra. Fammi capire chi sei, levati un attimo i guanti. No, guarda l'applicativo. Fra, io devo sapere come ti chiami, se no come faccio a saperlo? Dammi un attimo, levati i guanti, metti il ditino e così te lo dico. Zaccaria brasiliano, ammazza che nome, eh? Zaccaria brasiliano. E dove non c'è scritto niente qua? Cioè, che ci dovrebbe stare scritto sull'applicativo? Fammi capire. Su richiesta ruoli, ecco. Poi non va. Io non lo trovo. Francesco Sgommata si chiama. Tu ti chiami Francesco Sgommata? No. Chi è che si chiama Francesco Sgommata? La gente che mi ha fatto il colloquio. Ha fatto il colloquio a lei? Sì. E perché devo cercare di ricercare ruoli? Perché così vedi che... Collega. Aspetta un attimo, qua già, sì. Già è complicato, già è complicato. Beh, aspetta. Per me non è complicato, è complicato. No, per me è complicato. Innanzitutto, un attimino, mi dia un attimino che sto cercando, sto lavorando per lei, non è che mi sto facendo i cavoli miei qua, eh. Un attimino. Vabbè, facciamo una cosa. Andiamo su ricerca ruoli. Bisogno? Una domanda? Sì. Voi avete appena arrestato due miei amici. Come che non lo trovo? Alza un po' il volume delle corde fuori. Ma fammi cercare sto Francesco Sgommato. Ma amici. Non è che l'ha scritto su... Perché? Aspetta. Fra, ma non è che mi stai prendendo in giro io questo Francesco Sgommato. Richiesta tag. Beh, guarda, c'è le richieste qui. Cioè, qui... Ah, richiesta tag. Mannaggia a te, Fra, porca puttana. Ruoli e tag è la stessa cosa. No, non è la stessa cosa, Fra. Sei l'avvocato? Sì, loro, può dire un attimo al signore di abbassare la voce per cortesia? Sto un attimo parlando con il signore. Un secondino, venga un attimo qua. Lei mi sta simpatico, è la persona proprio che... Collega, fatti mostrare il distintivo se dice che è un avvocato. Se vado, se vado se al carcere è... direttamente... Ci mostra il distintivo, scusi? Distintivo. Sì, c'è le macchine, c'è le macchine. Lo sai che lei se non è avvocato rischia? Rischia cosa? Sostituzione di persona. Cioè? Lei sta facendo una truffa, lo sa? Aprite, aprite, c'è le macchine qua. No, fuori, no, aspetta. No, aspetta, collega, aspetta. Collega, gli prenda un attimo aprite. Le generalità. Esatto. Non apra, gli prenda le generalità. Aspetti un attimo, questo no, me lo inchiappetto a questo. Non ha capito. Collega, prendi le generalità, Aspetta che lo sbatto in galera, questo. Francesco Sgommata. Quando l'hai fatta, Fra, sto cazzo di cosa? Oggi. A che ora, Fra? Verso le 8. Mannaggia a te, Fra. Ma io come faccio a capire qua? Aspetta, ti mando un... Oddio, scusi. Va bene. Posso farle vedere questo documento? Non ne ho altri. Che mi ha mandato? Aspetta, gli mando uno spampunto. C'è anche per capire come si chiama il... Esatto. Collega, che quello che sta andando via. Venga qua. Non sto andando via. No, venga un attimo qua. Guardi che quello si è finto avvocato. Potete procedere un attimo all'arresto. Ho controllato il lavoro. Accademista, ma arresta quel soggetto. Faccio io. Collega, veda con il collega, ma io e l'accademista dobbiamo fare l'arresto. Ok, dovrei... No, da dietro deve fare, da dietro. Di alzare. Cosa fate? Non si preoccupi, andiamo un attimo alle celle e facciamo un attimo un bel... Non c'ho tempo. Non faccio il cattivone, non faccio il cattivone. Sì che faccio il cattivone. Non faccio il cattivone. Alzi le mani. Arresto. Ti alza le mani, non c'è niente addosso. Non c'è niente addosso. C'è il controllo, non c'è niente addosso.
Gli dico, aspetta, io te lo dico io quanto gli devi dare, aspetta. Ma lo so. Ha diritto all'avvocato in caso non so per sì, va ore, bene, sono l'avvocato di me stesso io. Senti, ma tu sei proprio il genio comunque. È vero, hai compreso, no, in realtà c'avevo voglia di usare un po' della condizionata. C'ho caldo col North Face. Hai voglia proprio di... collega, come si trasporta, non mi ricordo? C'ho caldo col North Face. Con quel muscolo? Ma no, no, muscoletto alto e poi scorta devi fare. Ah, ok, ecco, infatti. Vada. Vabbè, frate, andiamo a... devi prendere, in cella, vada, fuori. Vada. Aspetta, collega, andiamo tutte vabbè, e due. Vada, mi porti in cella. Ma perché ti sei vinto, avvocato? Ti stai fregando. Fra, non prende l'ascensore perché sennò si scompare. Sì, sì, sì. Prendiamo le scale. Ma perché ti sei vinto un avvocato? Non ho capito il senso, veramente. Non c'è niente da fare, volevo fare così. Aspetta, questo certo, è piano 2, certo. Dobbiamo andare due. Al piano 1. Fate veloci però che c'ho da fare. No. Cioè, diciamo che c'è i toast nel tostapane, dai veloci. E allora saranno un po' bruciati questi giorni. Vabbè, un po' africani, dai. Ma okay. Comunque, cioè, a me fai i coglioni, fra... ma questo ci fa solo perdere tempo, comunque. È vero? Però dai, vi faccio guadagnare soldi, quello sicuro. Beh, fra, se non rilascio, fa, che cazzo dopo fa? No, vabbè. No, ma dobbiamo perdere 10... Dobbiamo perdere 10 ore per fare una storia. Ti prego, vai. Oddio, dentro il muro è un po' scomodo. Collega, allora... Sai fare le procedure? Sì, e vada, faccia. No, faccia il più veloce possibile. Salve, uscire dal tostapane. C'è un malivente qua che è stato catturato, fa un po' il fenomeno. Oddio, dove? Mi rilascio, signore. Ma nella cella, l'ho dovuto seccare. Fa abuso di bleach per non farsi portare, non va nella macchina. Ah, l'hai ucciso? È chiaro, l'ho ucciso. Fatto bene, fra. E buttalo nei sacco di immondizie. Adesso questo vuole andare in caffè, mi ha detto che devo venire perché sono una reputa del cazzo, hai capito? Fra, la spazzatura va buttata nell'immondizia, eh? No, l'ho anche messo sul materasso, era qui, scaricalo nel wagon, no? Non ci sta, è troppo ciccione. Eccolo lì, che è sdraiato. No, aspetta che adesso lo tirano su, cavolo. Ciao. Ah, ecco. 10-19. Ecco il baffo. Un attimo, stiamo facendo un arresto. Vediamo dopo, collega. Allora, alzi le mani, per favore. Sì, ok. Posso. Allora, aspetta un attimo, collega, che controllo il codice penale. Ma controlli. Com'è che non lo trovo? Allora, leggo. Sono pulito. Ma perché la radio? Procedura. Ma perché il telefono? Ma secondo te in carcere sta facendo un arresto? Ah, sì, a gettoni. Guarda, vabbè, gli lascio. Ma che faccio? Gli lascio la sbavo tanto che sì, ma ti prego, sì. È stressante. Sì, infatti, io in Academy sto facendo un arresto. Ma che devo disegnare io sul... Cosa? Lo segno sulla... Se devo sul applicativo, mi dica il suo numero. Sto facendo arresti e faccio un altro. 10-4, entra in status celle, fra Giovanni il baffone. Sì, lo so, no, dimmi tuo... Romeo Montecchi. Lo metto su... L'hai perquisito questo sacco di letame? Sì, perché c'ha dei colpi? Facci capire. Ma che colpi? Ha dei colpi. Quelli sono ce li ho io, scusi, sbagliato. Famarmi, Si può levare questo giubbino? Perché a me sembra signor che Romeo questo... Mondecchi, secondo me questo c'aveva un po' di sì, droghe. Vabbè. Sì, come no, sì. Un po' di droghe qua sotto. Faccio vedere un po' il borsello. Sì, come no, controllo. Si deve vedere un attimo i pantaloni. Sì, poi... No, voglio capire se c'ha della droga addosso. Beh, vedete se sembra che non c'ha la droga. No, quello non ci arriviamo. Ancora non ci arriviamo. Aspetti un attimo che le dico pure la pena. Allora, qui abbiamo... Sì, metti un attimo il dito sul tablet. Sì, vedo. Qui abbiamo... Metti il dito. Oh, che bel dito. Vada, metta allora, al massimo. Abbiamo... Paolo Brosio. Sì. Ma bro, ma ti avevo già arrestato... Qua? Raga, io non lo voglio rivedere più. Ah, non eri tu, no. Scusa, bro. No, ci sono solo io in città, Paolo Brosio. Sì, infatti. Fra, dove cazzo sta identità fasulla? Sostituzione di persona. Ecco quando, qua. Quando è mai successo?
Abbiamo fino a 100.000 dollari, da 10 a 20.000, anche a revoca porto d'armi. Lei c'è il porto d'armi? No, non c'ho armi. Vabbè, dagli 50.000, dagli 50.000, 50.000? No, dagli 20.000, dagli 20.000 e 5, 10 mesi, dai. Okay. 20.000 e 10 mesi. Che tutti sarebbero? 20 minuti. Costo! E reati? Che metto? Sostituzione di persona. Ok. Io avevo detto di lasciarlo, vabbè, abbiamo fatto arresto. Dobbiamo fare. Dispiace signore, La deve prendere con lui, se la deve prendere con lui. Io la volevo lasciare libero, perché tanto... Ah, guarda, siamo ancora in tempo. No, no, vada, mi spedisca. No, oramai, fra, l'hai compilato il coso, che cazzo. No, vabbè, spedisca. Ho tutto scritto, ma no, posso quando mi pare, dai. Voglio essere spedito. Fra, vuole... Allora poi gli diamo il massimo, se vuoi. Se ma vuoi, faccia spedito. Quello che vuole, ma sì. No, dai, mi fai così pena che non riesco, cioè, io voglio lasciare... Dai, mandala a fanculo. Però lei ti... Vestiti, forza, vattene via, intanto... non ti fa più vedere. No, dai, ma veramente, no, ragazzi, ma che due coglioni. Dai, che c'è il 10-19, non possiamo perdere tempo, dai. Aspetta, guarda, aspetta, oddio, c'ho la maschera in cella. Ah, arresta. Prendi tosta, tu. Che palle, però. Io che facevo di tutto. Sono mesi che non vengo arrestato, che cazzo. Grazie. Ma quanto hai mangiato? Quanto ha mangiato questo? Tanta questo. Merda. Penso così. Comunque lei, signor Romeo Montecchi, mi sta simpatico. Me... Lei no, i criminali come lei io penso che debbano stare in un criminale. Solo posto. Lei è un criminalone. Finto un avvocato. Lavoro con Gesù. Sono Paolo Brosi, lavoro con Gesù. Capito, fra. Ha visto la Madonna. Il marketing più grande di tutta Medjugorje. Perfetto. Allora vada un attimo a Medjugorje e poi... Sì, arrivederla, no, signor Romeo Montecchi. Ho capito, lei, cioè, ho detto una volta il mio nome, ma adesso se l'ha imparato a memoria, non so. Certo, e cioè, non ho capito, porca puttana. Vabbè. Arrivederci, Romeo Montecchi. Arrivederci, stagista. Collega. Passate tutte le mani. No, no, facciamo, lei agente ancora di qua. Prego, entra. C'è qualcuno che tra di voi si chiama... Zitti un attimo, c'è qualcuno che tra scalate. Di voi si chiama Fabio Rin. Oh, come? Fabio Rin. Lucifer. Che c'ho io? Bergamo. Bergamo, mi avevano rubato l'SMG. Mi avevano perché dei missi sono scappati, il silenziatore, fra. Dove sono andati? Li ho visti che andavano sopra. Ragazzi, 10-30. Chiedo per quesito, abbassi le mani per favore. Ho appena detto perché non sono Bergamo. Scappati. Bergamo. Sì che può, fra, sì che può. Bergamo. Io non mi faccio requisire. No, perché non c'è il dopo passato domani dobbiamo essere. Vieni, cosa, vieni. Sì, come si chiama? Budapest, non si può toccare. Se vuoi rispondere, io proporrei di spostare. I primi due non c'hanno gli altri. Almeno mi hanno salutato. Mi tocca un po'. Ma se mai con la perquisito di solito che ho fatto il banco. Non mi è ancora perquisito. Freddy Fosber. Ma questo c'ha 2000. L'accademista di solito, Giampaolo. Io? Sì. Quando mi hai corretto? Anche io. Quella da 205 che hai detto che hai clippato. Non l'ho sentito, fra. Sto scherzando. Ah. Mi distorce. Minchia, quanti colpi. No, io li smisto perché così se mi perquisiscono non trovano le GoPro. Dici tre la riga, dici tre la riga. È un trucco. Dici tre la riga. È un barbatocco. Budapest, vieni qua, accanto a me. Abbassa le mani. Ho scattato un accademista. Appena scopro chi è che non viene qua 10-19 lo licenzio. 10-4. Allora, se dico sul mio profilo e se ne è scappato. Ero io accademista. Ma la posso prendere un'acqua? Vai. Sicuro? Budapest, vieni qua vicino a me. Budapest, vieni qua vicino a me. Ok, abbassa le mani. Ma dov'è Firluzzi? Devo fare, mi senta. E Oaio? Firluzzi? Allora, tu... E la Pacific. Ma e Firluzzi? Ma la si può sfondare. 10, vabbè, 10... Vabbè, 10-4, avanti. Avanti.
Hanno detto fascette, pistola, fascette, fascette, boh, perché le strade non mi hanno mai detto come di doverle posare, quindi lo devi posare coordinatore, ma questo quello è 19 per la Pacific, ragazzi, tutto in silenzio. Con lei fate 10-19 della Pacifica che mi ha chiamato l'FBI. Raga, un secondo, aspettate, ragazzi. Allora. Hernandez. Oh, buonasera. Ah, la Pacific. Hernandez mi ha chiamato l'FBI e ha detto che facciamo 10-19 della Pacific. Oh, sto dicendo quando iniziamo. La Pacific sta da poco. Da poco, ok. 10-4, non sai che ci fa la Pacific FBI, aspettate. Ragazzi, 10-4, la richiesta convergente con te. Ascoltatemi, ragazzi. 10-4, la sua richiesta sta formando una riga. Devo dire una cosa. Chi è che vuole andare a destra? Ragazzi, abbiamo una macchina rosa qua davanti alla centrale. Abilità di colloquio in passo avanti. Ma tanto a quest'ora non si possono fare. Ciao, giudica un bomber. Vabbè, proposto per andare al desk, proposto per andare al desk. Devo andare in 10-7. Per me è uguale. Venite avanti, proposto per andare al desk. Ma monte in 10-7. Ne prendo due e basta. Vuoi essere Romeo? Adam 7, status 1. Adam 6, status 2. Comandante SWAT, in che radio vuole andare per la Pacifica? Ora ve lo fanno sapere, date un secondo, FBI. 10-4. Oh, SWAT, ragazzi, ci siete, SWAT. Hernandez, l'FBI vuole sapere la radio in cui collegarsi per la Pacific e convergono in 6 loro. Hanno già dato questa informazione. Ok, intanto 10-19 SWAT. E adesso chiamo io. Sono qua, comandante. Lei è? Ecuador, della task force. Ok, sono il direttore. Mi dica. Allora, noi stiamo portando 6 agenti, ma senza cecchini, li portate voi, no? Cecchini, possiamo fornirne uno leggero. Uno e basta. Voi uno leggero, non ce l'avete? Aspetta che chiedo. Quindi voi venite solo con un cecchino? Noi non abbiamo finiti. Avete finiti, sicuri? Cecchini leggeri, cecchini pesanti, non avete... Bergamo 17, no, dall'altro lato mi immediato, ragazzi, alla Pacific, tutti quelli della SWAT, immediatamente in riga, veloce. Tutti quelli della SWAT in riga, veloce. Ripeto, SWAT non in riga, abbiamo cecchini. Va bene, noi uno leggero. Hernandez, mi ricevi? Lo portiamo uno leggero. Hernandez, sono Rio, posso tenere il cecchino io? Hernandez, sono Rio, posso tenere il cecchino leggero? Quindi convergiamo con un cecchino unico? Mark, ci sei pure tu? Io vado con loro. Hernandez, andate via, SWAT, andate. Hernandez,
SWAT, uno di voi se ne deve andare, siete con Mark 7. Alfa. Raga, dov'è? Hernandez, mi ricevi? Raga, aspettate. Raga, silenzio un secondo, per favore, radio, per favore. Allora, quelli della SWAT, siamo già in 6, Mark. Ascolti, fra, non ti preoccupare della scalatura, già procedo. Ok, tutti la SWAT in riga, dai. Eccomi, Alfa. Raga, quindi la radio della Pacific? Facciamo radio 7? Sì, radio 7, radio 7. Budapest, no, 10-4. Non vi dovete muovere dalla riga, raga. Ce l'ha detto Hernandez, bro. Adam 2, 10-55 è stato solo.
Oh. Qua non chiamiamo gli amici? Dove? Come dove? Dove stai? Sta fa. Cazzo, tutto il tempo FK. Adesso c'è la live, è mia, no? Tutto il tempo in pausa è stata la live. La mia? La mia. No, dico dove stai mo? Dove stai mo? Cioè, non sto né su GTA né su FM né su... Pensavo stessi su Fortnite per quello. No, non stavo guardando la tua live. Però mo, mo mi sono connesso. La differenza. Ma chi è? Abissale. Eh? Perché sento altre voci? La differenza abissale. Comando io, qua dentro comando io. Niente, sali su questa cazzo di macchina. Ma sei tu, fra? Comando io, qua dentro comando io. Niente, sali su questa cazzo di macchina. Qua dentro comando io. Fra, ma voglio andare un po' al vanilla, andiamo un po'... Il capello ci sta? Barbie! Barbie, no!